Il numero delle aziende in Italia dal 1900, è una statistica recente su dati consolidati, dal 1982 al 2010 il numero delle aziende in Italia ha perso il 48%. La superficie agricola utilizzata il 18%, il che vuol dire che alcune grandi aziende, no, le aziende come animali sono scese del 74%, comunque. Gli occupati agricoli sono scesi del 60% e il 50% degli attuali addetti ha più di 60 anni. Quindi una situazione fiorente. Questo ha determinato un abbandono in particolare delle aree interne, in particolare delle aree montane, altocollinari, ma non manca nemmeno di abbandono in aree di pianura molto frazionate. Per cui la convinzione che l'abbandono è nefasto su tutti gli aspetti, perché si tratta di conservare una proprietà che è un diritto, per carità, che nessuno vuole attaccare, ma questo diritto non può danneggiare gli altri. Allora la soluzione dell'associazione in cui si responsabilizza il proprietario e dire dare il tuo, ma non puoi tenermi il colto perché danneggi tutta la collettività. Tu lo dai in uso, lo conservi. L'unico rischio che corri è quello di vedertelo rivalutato, e tali sono gli esempi che noi abbiamo delle prime 20 associazioni mondiali fondate in Piemonte, Lombardia e Friuli senza alcun intervento legislativo, senza alcun intervento finanziario, quindi esclusivamente con la volontà dei singoli proprietari. Questo è abbastanza importante segnalare. Quali sono le cause di questo abbandono che determina? Le cause dell'abbandono sono innanzitutto il frazionamento, perché fin tanto che le operazioni erano manuali, avere un pezzo qui, un pezzo là, un pezzo laggiù, nessun problema. Ma nel momento in cui occorre un minimo di meccanizzazione, il pezzettino non risolve. Non possiamo mostrarvi delle immagini, io avevo delle immagini da mostrare dove questo effetto appariva evidente. Ci sono dei pezzi di catasto, no? Che sembrano la fucilata con il pallino più piccolo e un foglio di carta, tante sono grosse le singole particelle, no? Quindi veramente il problema del frazionamento è al primo posto. Però il frazionamento non solo è causa dell'abbandono, causa dell'abbandono è anche il discorso che parallelamente a queste difficoltà di produrre nelle zone frazionate c'è stata una intensificazione drammatica non sostenibile nelle altre aree di pianura, con un altro effetto molto negativo, che l'intensificazione produttiva nella maggior parte dei prodotti agricoli porta a un peggioramento qualitativo, addirittura in qualche caso ad aspetti nutraceutici dannosi alla salute umana. Confrontate Berrino, il cibo dell'uomo, presidente dell'associazione e della Commissione Oncologica Europea, per rendervi conto di cui dopo ogni frase documentata da 300 articoli, e vi rendete conto di quanto possa essere importante questa sera. E allora, mettendo insieme questo brevissimo, richiederebbe qualche decina di mezz'ora per trattare questa cosa, ma abbiamo 15 minuti, 20 minuti. Le parole chiave sono estensificazione culturale, l'unico obiettivo per dare un qualche cosa che sia in grado di produrre economicamente nelle terre, nelle aree interne, nelle terre, nelle aree montane, altocollinari, ma anche della costa, non ci sono limiti. L'aumento della superficie aziendale, fondamentale, perché altrimenti non c'è nessuna azienda che sta in piedi. Una diversificazione e non una specializzazione, quindi l'agro, silvo, pastoralismo, no? Nel senso produzioni agricole, produzioni zootecniche, produzioni selvicolturali, in funzione delle caratteristiche che singoli appezzamenti, per singole esposizioni, altitudine eccetera possono al meglio esprimersi, no? Poi ancora una
integrazione fra aziende, anche a differenti e a distanza notevole fra di loro, perché creare una filiera produttiva sostenuta da più aziende, no? Può effettivamente dare degli elementi di forza e di qualità dei prodotti che garantiscono nel tempo la vita di queste aziende. Con un altro vantaggio, che associare imprese anche lontane, no? Vuol dire offrire agli imprenditori dei momenti di riposo da una pressante attività che non gli consente un giorno di riposo neanche una volta all'anno. Mentre invece associando più imprese diventa un lavoro molto più proponibile anche ai giovani che hanno passione. C'è un ritorno dei giovani verso l'agricoltura, ma a questi giovani occorre offrire un'agricoltura che consenta una vita più normale rispetto a quella soprattutto degli allevatori che sono inchiodati dal primo dell'anno fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli effetti di questi interventi su grandi superfici con agricoltura estensiva hanno delle ricadute importanti in termini di fruibilità dei territori, di produzione di prodotti di qualità che si collegano immediatamente con gli aspetti di fruizione turistica, di redditività, di affezione a quel territorio da consumatori che garantiti dalla qualità di certi prodotti, no? Diventano clienti normali, associazioni di consumatori che si accordano per ricevere questi prodotti. Sappiate che il produrre con varietà antiche, molto meno produttive, meno esigenti, toglie ad esempio tanti problemi di malattie che oggi sono frequenti. Usare vecchie varietà di grano fa scomparire la celiachia, mentre invece le varietà moderne ad altissima capacità produttiva portano innalzano il rischio di questo disturbo, di questo problema. Questo tanto per farvi un esempio, potrei citare tanti. Il latte che proviene dall'erba vale 10 volte il latte che proviene dai concentrati e dagli insilati di mais, e lo stesso dicasi per i formaggi. Quindi effettivamente c'è un modo di valorizzare i prodotti e quindi questo frazionamento che oggi è considerato una calamità, grazie a questo strumento dell'associazione fondiaria può divenire un'opportunità per realizzare in zone come queste, come tante altre, dalle Alpi fino all'estremo della Sicilia, aree a produzioni di qualità garantita che possono richiamare l'attenzione di molti consumatori. L'associazione fondiaria è un'associazione che i liberi proprietari decidono, no? Poi la gestione viene affidata a una direzione, cioè un presidente, due consiglieri, un tecnico, no? E dopo sentiremo i risultati di queste esperienze dalla prima voce di chi ha effettivamente operato in un'associazione fondiaria di questo tipo. E quindi noi possiamo passare senza forma giuridica complessa. È una forma che il codice civile ammette, perché il codice civile dice tutti i cittadini italiani per attività lecite possono associarsi in qualsivoglia forma. E quindi io ho detto non costa niente, perché fare una associazione fondiaria costa 100 euro di registrazione del documento costitutivo. No? Dopodiché l'associazione c'è. Ma i proprietari dei terreni incolti sono soci i proprietari dei terreni incolti sono soci dell'associazione. Sono soci dell'associazione. E, tra l'altro questa proposta di legge è divenuta legge regionale lucchese, no? E sta per essere operativa perché stanno per finire anche secondo questo malvezzo italiano di fare una legge e poi di lasciare un sacco di tempo alla stesura delle norme applicative, ma sono nella legge già, non c'è bisogno di fare altre norme applicative. Comunque siamo riusciti anche in questo a superare questa tradizionale difficoltà e la legge sarà di prossima applicazione. Ciò nonostante le associazioni si stanno formando. Io ho fatto, oggi è la 75ª volta che parlo di associazioni familiari, di gruppi di persone.
sono 20, però ce ne sono altre 5 in fase di costituzione, in Emilia Romagna, nell'alta, nella valle, sotto la Maggiore, e c'è un interesse per il modello italiano che avviene a Lugano, che viene da Nizza, confermato da Nizza Francia, no? Quindi effettivamente questo ci conforta che probabilmente questa è una strada da percorrere, oltre ad alcune altre possibili. Molto importante è capire cosa fare dopo che l'associazione fondiaria è costituita. Deve avere un po' il coraggio. Ci sono 60 persone che sono proprietari, 10 sono d'accordo, benissimo, si comincia con 10 e poi dopo, come sentiremo, gli altri aderiscono, no? E si forma questa base territoriale che non è vincolata per l'utilizzazione al fatto che ci sia già un'azienda, perché noi abbiamo 10.000 richieste di nuovi agricoltori e questi hanno una difficoltà enorme a trovare il terreno, perché devono già avere il terreno per accedere al finanziamento di aiuto territoriale. In Francia è il contrario, non hai il terreno, ecco, te lo diamo noi, poi tu non li pagherai al 0%, ma in questo modo le associazioni mondiali nascono, cioè non nascono, nascono, ma poi vengono coltivate, vengono sfruttate. No? Quindi molto importante è definire un'associazione mondiale, non vi sto a dire tutti i particolari, però se qualcuno vuole vi posso mandare il regolamento, vi posso mandare tutti quelli che sono gli aspetti burocratici collegati, ma non sono granché gli aspetti burocratici, è esaminare che cosa fare nel territorio in cui è costituita un'associazione mondiale. E allora può esserci una forestazione, perché no? Purché non sia una forestazione selvaggia, ma sia una forestazione ad albero, di qualità, no? In modo da ottenere delle foreste produttive percorribili che associano alla produzione del legno delle produzioni complementari, dai funghi ai tartufi, dalla fruizione turistica alla bellezza paesaggistica. No? Poi cereali di base, vecchie varietà, rimescolando sementi differenziate, non le caratteristiche genetiche uniche di quella varietà, ma miscelando varietà diverse si ottiene un prodotto molto più equilibrato dal punto di vista alimentare, no? Che non può essere acquisito da nessuno e quindi non pagherai mai nessuna royalty per acquisire quel tipo di semente, no? E potrai trasformare questo prodotto in prodotti alimentari che una volta che sono apprezzati non temono confronti e quindi si possono saltare tutta una serie di intermediazioni commerciali per superare quello che è il grande problema dell'agricoltura oggi. Il 20% del prezzo finale pagato al consumatore va al produttore, l'altro 80% è la filiera commerciale che lo assorbe. Questa è la follia più assoluta, no? Mentre gruppi di agricoltori che fondano l'associazione della qualità, soci in un contesto di associazioni fondiarie, di aziende esistenti che possono ampliarsi con l'associazione fondiaria, che possono collegarsi all'associazione fondiaria e che garantiscono, in quanto loro stessi direttamente interessati, delle filiere trasparenti di tutto ciò che esitano sul mercato, garantiscono una commercializzazione frequente che ha la garanzia sia del produttore che del consumatore. Manca dal punto di vista legislativo assolutamente ogni forma di difesa del prodotto di qualità. Noi permettiamo delle etichettature, delle pubblicità false, tendenziose. Ve ne cito una, in questi giorni si parla di un formaggio, il meglio che c'è intorno a noi, il meglio di buono che c'è tra noi, pascolo italiano. Parlo del grana padano, no? Pascolo italiano, l'hanno visto in diapositiva perché una volta alla settimana proiettano le vacche in una diapositiva di un pascolo. Siamo al ridicolo
E questa gente andrebbe perseguita perché stanno dicendo delle falsità. In giro per il mondo, Francia, Inghilterra, Olanda, Stati Uniti, si vende carne da erba assolutamente certificata e carne da insilato, ben specificato, e ognuno sceglie. Si vende latte da erba oppure latte da insilati e ciascuno sceglie. No? E invece da noi si nascondono, i disciplinari produttivi sono imprecisi, sono per lo più falsi, no? Sarebbero tutti da rivedere e questo sarebbe un enorme supporto, perché io non credo ad un'attività turistica nelle zone interne che non sia associata ad un'attività agricola che crei il paesaggio. In prima priorità assoluta ricreare il paesaggio con l'attività agricola, offrire prodotti di qualità assolutamente certificati nelle loro caratteristiche, no? E dopo il primario si affermerà il secondario che trasforma, si affermerà il terziario che assicura i servizi, cioè riprende la vita dei territori montani. E quindi sotto questo profilo è fondamentale che facciamo pressione presso i nostri amministratori che curino questa problematica dell'etichettatura che non è esaustiva o addirittura falsa. Purtroppo devo dire che sono spesso le associazioni degli stessi agricoltori a difendere queste etichettature fasulle. E quindi chiudo dicendo che gli allevatori che capiscono questo aspetto, e ce ne sono in giro dei begli esempi, no? Se si riuniscono in associazioni non solo fondiali per mettere insieme i terreni, ma in associazioni di produttori della qualità, possono spuntare prezzi convenienti e interessanti per garantire nel tempo la continuità del loro ambiente. Grazie per l'attenzione. Bene, adesso darei la parola a Fabrizio Elena, che ha sperimentato concretamente una associazione fondiaria, l'ha messa in piedi e l'ha seguita nel corso del tempo in una zona del Piemonte, tra Valle Maiga e Valle Grana. Prego. Buongiorno a tutti, sì, è stato allievo del professor Cavallero e appunto appunto in primo paese per stare in Grana, Valle Grana Mare, che si chiama Monte Mare, un paese a 1000 metri di altitudine, dove il comune conta 220 abitanti. Il concetto che siamo con i prezzi, che vediamo lassù. E quindi ero perfettamente nelle condizioni elencate di ritardo demografico, di abbandono, di problemi legati comunque alla questione territoriale, con un punto di partenza legato appunto al personamento. Ovviamente non l'unico problema dell'agricoltura di montagna di quei luoghi lì, ma sicuramente un ostacolo iniziale che in qualche modo ostacola una certa decisione, una certa idea di gestione. Quindi 5 anni fa abbiamo iniziato questo percorso e sembra impossibile essere oggi qua a raccontare questa esperienza, appunto come mai siamo fatti tanti, e questo discorso si è ampliato, vale a dire che nelle aree interne della Valle Maiga e Grana ovviamente sono tre associazioni fondiarie che in qualche modo cercano di portare avanti questa idea. Allora, noi appunto siamo per il 2012 con incontro pubblico, non so, io parlo più della nostra esperienza, non so se poi c'è qualche intervento, qualche domanda. Appunto la secondaria si prediceva come una possibile modalità di gestione del territorio, ovviamente non è l'unica, e andando a vedere l'archivio comunale abbiamo in realtà inventato la fretta, nel senso che il nostro comune, ma in molti comuni in cui abbiamo avuto la fortuna delle Viola, che esiste il professor Bertellini, veramente ha esplorato questo mondo, nel 1400-1600 le confrate, le congregazioni di carità, erano modi con cui la politica gestiva per i comuni, cioè era sì, facendo carico della politica del territorio. Insomma, nel 2012 appunto, cercando di capire, esisteva uno statuto fatto dall'università e da qualche giurista che c'erano delle linee guida per andare a creare
sapeva che stessi a fogliare, cioè, fino al novembre dell'anno scorso non l'avevo neanche riconosciuto. Non c'è nessun tipo di finanziamento, sia a livello iniziale di studio, sia poi di applicativo, poi. E quindi tutte le associazioni nate appunto, nascono sulla volontà di invertire una tendenza, la tendenza della volontà. Noi abbiamo i vecchi che ripetono che in dialetto che rivolgono a tutto il guido, a tutto il guido. Noi non vogliamo ritornare a quella situazione del 1900, perché le condizioni forse erano molto peggiori che adesso, però vogliamo comunque dare un senso a un territorio sotto anche il vista produttivo per sé. Quindi siamo partiti con degli incontri formativi con la popolazione risponde, cioè nel senso che il territorio... Ha partecipato l'università agli incontri? Ha partecipato Cavallero. L'abbiamo tirato su e giù, non lo devo E lui in questi incontri con gli altri comuni ha spiegato questa opportunità facendo caro sull'unico strumento che avevamo, quindi un'adesione volontaria, una presa di coscienza che la gestione del territorio era qualcosa sì di privato, ma con della pubblica. E l'unico modo per conservare questo bene nel futuro non era lasciarlo, la rivoluzione naturale, ma la gestione. La gestione come modo di conservazione. E appunto abbiamo pensato questa cosa comunale, piccolina, per dire le persone come rispondono. Dopo un anno siamo riusciti a firmare questo atto costruttivo di questa associazione con un costo di 258 euro che abbiamo pagato la prima volta che abbiamo qualche entrata in qualche modo lo pagheremo. E lì eravamo circa 25 soci con una circa trentina di ettari conferiti. Un anno e mezzo dopo il comune, che era parte attiva, nel senso che faceva pure garante nei confronti dei proprietari che molto era un po' la sfida, proviamo per 5 anni a fare questo esperimento, poi se non va bene per 5 anni non tornerà. E non so se 5 anni succederà, però il tentativo di partenza c'è. Un anno e mezzo dopo i soci sono diventati 74, i lettere conferiti sono 60, privati più un'ottantina di quelli pubblici del comune, quindi circa 150 ettari di superficie, che per un comune appunto di 200 abitanti è una percentuale considerevole del territorio. E poi c'era il problema grosso che nasce subito dopo, che abbiamo risolto in parte, comunque all'interno di queste particelle, di questi ettari, c'è chi non vuole, c'è chi non firma, c'è una serie di problemi che poi magari cerco di dire. C'era la gestione, che è il passo dopo non meno difficile, cioè okay, dobbiamo aspettare anche quello che c'è. Anche lì ci è venuto un po'. Un aiuto il professor Cavallero dicendo che bisogna dare delle regole e cercare in qualche modo di far rispettare. Non so se qui o nei nostri territori è lo stesso problema, noi abbiamo dei problemi enormi sui tipo di paga, sugli alpeggi, quindi con speculazioni, con problemi grossi che è difficile da risolvere a livello locale, diciamo così. E noi abbiamo una situazione di volontari che hanno aderito, hanno firmato e la gestione all'interno di volontà, cioè c'è un'norma direttiva, c'è cioè, l'assemblea. Cioè. Quindi trovare una gestione che in qualche modo favorisca i locali, cioè chi era lì vicino, in modo da dargli della terra per coltivare. E la soluzione più facile era il pasto, cioè anche perché la superficie era grande e non c'era altra possibilità, cioè si era pensato più con i piazzamenti per vicinare piuttosto che patate, piuttosto che varietà di grano, però nell'immediato avere un contratto di affitto come allevatore è stata la cosa più facile. E anche gli altri comuni, Stroppo e Macra, anche loro hanno tutti un contratto da solo allevatore. Noi attualmente abbiamo tre contratti con un'azienda proprio di Montemare in cui abbiamo semplicemente, lui ha conferito le sue proprietà. Quando è stato tutto assieme, ho detto quali sono i pascoli che vuoi, e abbiamo creato un pezzo unico e ce l'abbiamo su. Nel senso, un'azienda piccola che aveva capre e al pascolo c'è un caso. Mi ricordo quando abbiamo detto, ma si può fare una cosa, cioè se c'è condivisione di problemi, lui adesso ha
l'opportunità di spostare le camere vicino a casa che corre a fare la legge. L'altra azienda, che sono l'azienda Ovina, che conta 250 capi, fanno un pascolamento primaverile, primo autunnale, noi siamo 1000 metri di passaggio, è una giornata di lampeggi, sono in quota e di discesa nel primo autunnale. Stessa cosa vale per l'altra azienda che ha circa una quarantina di capi di bovini di razza piemontese che fanno la classica. La sensazione, scusa, queste due aziende sono locali anche loro? O... Allora, una è, diciamo come sede, sono la più distante a 15 km, quindi diciamo locali. Quella del, cioè la scelta è stata anche fatta un po'. Noi potevamo magari fare un'asta, cioè di superficie servibile mi sembra che siano 50 ettari su quei 150 da Renfrew sul 2015. Ci poteva anche magari, noi in tutto prendiamo 3.000 euro l'anno di affitto, che è pochissimo. Però si può fare nella condizione di dire agevoliamo chi è vicino e non la grande azienda di pianura che magari viene su e non riusciamo a controllare. A questa azienda è stato fatto firmare un contratto che prevede la recinzione fissa, non superare i 5 giorni, lo spostamento dei punti acqua tutti gli anni, la distanza del punto sale, cioè cose banali che però molte volte è difficile dire e poi far osservare. Noi l'anno scorso abbiamo una cauzione, di 2.000 euro nei confronti dell'azienda, quella che parla dei violini, noi ti facciamo pagare poco ma le stabbiature che fai ogni tre notti devi spostarle. Lui non l'ha fatto, c'era una multa che io non volevo mettere, non ricordo, mettiamo la multa e poi ti la fa rispettare. Abbiamo fatto la multa all'azienda perché non aveva spostato questa recinzione di servitore notturna e l'azienda, diciamo, non ha fatto nessun, cioè, ha detto, vabbè, non l'ho fatto e vado fatto. E quindi è molto importante perché noi abbiamo 74 proprietari che in qualche modo dicono la sua, in qualche modo. Sono passato l'altro troppo tardi, fatto il sentieramento, mi hai mangiato il castagno che ho piantato un mese fa, e quindi c'è un po' di controllo nella gestione. Allora, dico le cose positive, le cose negative che ho la sorta fondiale, diciamo dalle positive. Le positive, diciamo che oltre e poi il calo che prendiamo dall'affitto, che sono appunto dei 3.000 euro più conto di 2.000 euro che dal comune, vengono destinati per il miglioramento. La prima cosa sono state i tubi dall'acqua. Quest'anno ho fatto anche la parte di recensione fisse, ma la parte più grande è rivolta al recupero dei passi, cioè a togliere quell'invasione che è stata. Le note positive sono che in qualche modo una comunità di modesta per l'abitante, abbiamo 74 soci che hanno aderito, si crea una discussione verso un problema, con degli intenti comuni, non sempre sono comuni, nel senso che su tante teste. Però si crea attorno a un problema di nuovo una socialità. Questo è molto più forte nel caso di Camuno, dove la comunità non c'era più, grazie alla società fondiaria, loro il principale tema è proprio dire, lì sono già residenti quella borgata, hanno 100 lettere di meno da gestire, si trovano, vanno su per parlare di questo problema. C'è una cosa che da un punto di vista della comunità è carina. C'è un miglioramento dell'area che va a beneficio dell'allevatore, che in qualche modo si vede tirato il tubo dell'acqua piuttosto che il paletto, piuttosto che il robot che non c'è più, il proprietario che ha un miglioramento, diciamo, dell'area e la collettività che in qualche modo beneficia. Ovviamente con quel budget che abbiamo non possiamo fare miracoli, cerchiamo di organizzare come le corneco, che è una città incredibile, delle comunità, cioè delle giornate di lavoro collettivo dove la gente viene e dà la mano. Ovviamente nascono mille problemi, sono presidente, il decreto 81 del 2008 sulla sicurezza, cioè, quindi quando uno è per una motosega, cioè, ci sono dei problemi che ci sono e sono reali. I problemi quali sono? Ovviamente i problemi, c'è una legge, davvero, quando ho fatto questa cosa mi dicevo, io ho 30 anni che ho in regione, ogni legislatura a parlare con l'assessore alla montagna, il cultura, con questa cosa, nessuno mi consiglia, quindi non era l'idea di quello di avere uno strumento normativo.
Ovviamente lo strumento normativo che c'è in Francia è qualcosa di molto più, diciamo, più efficace. Coercitivo. Coercitivo, nel senso che il 50% quando un territorio, il 50% d'accordo, anche diciamo, di fidei, di dissidenti vengono in qualche modo inglobati. Questo sarebbe un grande vantaggio. Cioè, chi presenta un piano di gestione che io non voglio, però in qualche modo mi impegno a venga, chi non voglio per partito preso, per mille motivi, poi c'è il problema delle misure. Noi stiamo facendo questo discorso ad Acceglio, un altro comune di queste aree, su 200 ettari abbiamo 1000 particelle. Le particelle non sono in pochi casi in cui hai per una particella 18-19. Quindi è un disastro. Bea dice che deve averla firma di tutti per poter essere la possibilità. Capite che noi siamo andati, abbiamo fatto quello da gente a Marsiglia, proprio a Marsiglia in Argentina. Cioè, e quindi cosa fai? Quella particella lì in qualche modo la escludi, cioè la gestisci, ma non è necessario durare dell'azienda, quindi si creano delle difficoltà poi anche nei confronti dell'azienda che ha dei carichi da rispettare per l'intervento prestativa, che però non corrisponde alla superficie canalmente al fascicolo, che sono problemi che in qualche modo dovrebbero essere affrontati. Ce n'erano ancora altri problemi. Ma in questo caso il comune non può farsi garante del comune della terra, il comune può chiedere di effettuare dei lavori di conservazione al singolo che dice no, lo facci una volta all'anno. Esiste già un comune in Trentino che ha questo. A parte delle possibilità dell'ordinanza del sindaco, se la persona non ottempera, lo fa il comune e gli carica il costo. Oppure, terza soluzione, affida il terreno alla società condominiale e non ci pensa più. E allora è chiaro che in questo caso la terza soluzione è quella più gradita. Cioè, nel caso in cui diciamo, c'è una proprietà frammentata, il comune può. Ma in Trentino non è l'Alto Adige, lì c'è ancora la legislazione romana, quindi il frazionamento in Trentino è pronunciato quasi come in Piemonte, in Lombardia. Ciò nonostante. In caso di inserimento coattivo del riottoso all'interno dell'associazione, i prodotti della terra a chi appartengono? Dunque, no. Quando le associazioni a livello di legge nazionale, di legge regionale o di volontà dei singoli è un'associazione senza fine di lucro, quindi gli incassi sono spesi per il miglioramento dell'area e per l'aumento di valore dell'area, però c'è la soluzione tecnica di trasformare domani tutto a porto, acqua, le recinzioni e compagnia, si trasforma la società mondiale in società semplice, no? 1500 euro di spesa, e dopodiché possono essere divise dai proprietari le quote dei canoni percepiti. Adesso ci auguriamo che la legge regionale che è stata approvata dal novembre scorso che verrà applicato ormai fra breve e che ha destato molto interesse nel Ministro dell'Agricoltura e nel Vice Ministro Olivero, possa divenire una legge quadro nazionale in cui è ammesso la distribuzione dei canoni ai proprietari. E allora il discorso si chiude. Questa è una parte, sono fasi iniziali, perché io ricordo in Francia le associazioni venivano fatte per legge, no? Però qualcuno non voleva, e se non c'era il 51% dei proprietari, ognuno ti teneva il suo pezzo. E allora l'associazione fondiaria faceva una recinzione intorno al pezzo e poi metteva un cartello, Monsieur la Paule. E questo fatto faceva comparire l'effetto dell'uso e l'effetto del non uso. Poi spariva il cartello, spariva la recinzione e c'era l'adesione in segreto del
quindi insomma, si risolve il punto di questi problemi. E quando la gente si accorge dell'incremento di valore del terreno, Carmino, sotto questo profilo, che è stata la prima situazione mondiale, è passata da un valore di 0,001 euro a metro quadrato a 0,04 euro a metro quadrato. L'incremento di valore è tale che ha convinto la totalità delle persone. Il caso di vendita? Ma il caso di vendita, cosa vuole? Uno compra, sono tutti terreni non edificabili, no? Quindi, cosa compra? Un pezzettino di 250 metri quadri e poi fa l'orto? Uno recede, può recedere, nei limiti della durata del contratto stabilito, e l'associazione fondiaria potrebbe alla relazione, può comprarlo lei, no? Oppure viene messa in vendita da qualcun altro, viene pagata da qualcun altro. Le quale poi che cosa fa? O se lo gestisce, si fa un ufficello, due o tre anni. Quindi nascono delle forme di cooperazione, perché se c'è un sindaco che vuol farsi il campetto di patata, non c'è nessuna associazione fondiaria che gli nega di fare un anno il campetto qui, un anno il campetto là, perché intanto l'esperienza in Marchisone è in termini. Il terreno rimane di proprietà e si fa una concessione per pochi metri quadrati per qualcuno che vuole farsi un ufficello. Ci sono delle associazioni che hanno raggiunto delle dimensioni notevoli. In Val Susa c'è una associazione fondiaria che ha diretto. Sicuramente il fatto di poter prevedere la possibilità di dividere degli urli che siano considerati delle dimensioni fondiarie, non lo so, però magari nel caso di un'azienda pastorale questo è superato, nel senso che il proprietario in qualche modo dice ok, io provo a dare il cavo. Non so se tanto contento di dare la sua e non pietà direttamente magari per andare 200-300 euro all'anno, c'è anche questa possibilità. Ma nel caso di un'azienda, di un'associazione fondiaria con finalità semiculturali, secondo me è da pensare, perché anche noi abbiamo visto che finché vai quella pulizia eccetera, la qualità di dei frassi, non puoi dire, li lasciamo lì. Quindi secondo me in qualche modo qualcosa da ragionarsi per capire come si può fare in modo facile, senza magari fare bilanci, non lo so. Adattamenti alle diverse situazioni. L'altro problema poi concludo è la possibilità di recuperare questi terreni incolti, questi posti di invasione in modo facile. La legge regionale sembra che Piemonte abbia scritto qualcosa di intelligente, non c'è quella sua cosa di proprietà, se non si possa fare, nel senso che è assurdo, e questo accadeva fino a 3-4 mesi fa, che per recuperare un posto di invasione a 10 anni deve fare delle compensazioni, abbiamo il nostro comune, penso, tanti sulla fascia tropicale, la superficie forestale, magari anche che se c'era il 90% di copertura. Se andiamo a recuperare un ettaro, due ettari all'anno, non dico di faggetta, ma di appunto questi boschi di invasione, penso che non andiamo a creare nessun danno a quel sistema del suo. E quindi prevedere che con una domanda sola di svincolo del bosco, quindi una paesaggistica, se posso una cosa rispetto a questi livelli della Toscana. La Toscana è versione della regione che ha sulla legge forestale proprio questa cosa che dice adesso. Quindi in Toscana è possibile, per una nuova legge forestale che è stata modificata un po' tempo fa, recuperare il paesaggio storico agricolo tradizionale. Quindi fanno fede gli aerofotogrammetri del 54. Per cui recuperando con quelle superfici lì e poi senza fare i boschimenti compensativi, senza passare dalla protezione
associazioni paesaggistiche fare il recupero a fini produttivi. Quello che l'abbandono secondo me è, io pensavo che l'abbandono fosse una cosa del secondo dopoguerra, i fotogrammi dell'86 l'hanno visionato, l'ho guardato, come in 30 anni comunque l'abbandono aveva fatto dei passi da gigante, quindi a 30 anni che era il limite per uno poteva fare con la conversione da bosco a coltivo con l'obbligo di ricompensazione, quindi fare un intervento di rimboschimento di superfici pari o un miglioramento di superfici tre volte è assurdo. E noi abbiamo fatto delle pratiche che non sono di questo genere. Quindi ben vengano secondo me delle agevolazioni di merito. Concludo dicendo che il pensiero comune delle associazioni nate con il scopo macro è che le associazioni devono proseguire avere gli eventi di uno sviluppo sociale del territorio, nel senso che la comunità in qualche modo entri a far parte di un pensiero, di un obiettivo che si concretizzi però non solo con la gestione ma con un prodotto. Un prodotto agroalimentare ovviamente, di una certa qualità, tracciabile, fortemente legato al territorio, che forse è l'unico. Il passaggio finale per far sì che queste azioni di gestione siano durature nel tempo, altrimenti si rischia che dopo manca l'entusiasmo, manca dei fattori, non avendo regole uno può uscire, alla fine cioè, mancano situazioni, c'è una cosa che va da perdere. Se c'è un prodotto che sorregge tutto, può essere una cosa che è durature nel tempo. Grazie. Due o tre giorni a pieno, non c'è più di andare, quindi non dobbiamo immaginare quello.
però vorremmo tornare ad avere un minimo di utilizzo in alcune parti del territorio, dai pascoli anche questi piccoli aperti, in quanto abbiamo visto una grossa depressione dal punto di vista faunistico di fauna selvatica, cioè molte specie selvatiche, dalla lepre, dalla cotornice che è recentemente diventata specie 3, cioè, erano fortemente legate a questi territori agricoli, hanno una depressione paurosa, quindi vorremmo cercare di tornare su questo individuo e vorremmo farlo sempre con il mondo della storia. Cioè noi abbiamo dato questo come messaggio come la storia. Noi li accompagniamo perché noi come ente parco non abbiamo territori. Siamo proprietari di terreno, quindi noi non gestiamo terreni. I terreni da noi sono sia di proprietà privata, anche diciamo estensioni importanti, ma soprattutto sono demaniali e comunali. Le maniere la maggior parte sono vincolate alla legge forestale, quindi hanno vincoli che se lo porteranno in vita, perché pur passando il piano, diciamo, 30 anni di vincolo che saranno sempre a posto, quindi non si possono purtroppo estirpare. Io sono dottore agronomo, amo molto la motosera, nel senso vorrei molto aprire questi popolamenti di ricerca familiare, soprattutto in pino, a volte non in pino marittimo, ma troviamo il pino Aleppo, troviamo il pino marittimo a 1500 metri, cioè tutti hanno fatto la qualità, purtroppo, però la legge regionale nostra, la legge forestale, le PMTF nostre non ci consentono questo. C'è qualche piccolo spiraglio però è difficile da fare. Senza divagare, comunque abbiamo avviato questa attività formativa che ora seguiremo, e da questa attività formativa 40 di questi giovani si sono riuniti in una cooperativa. Nel progetto loro l'hanno chiamato la Via Latte dell'Eco Pastore, e loro la cooperativa l'hanno chiamata la Via Latte. Perché Eco Pastore? Perché, come hanno detto in tanti, la figura per noi del pastore, detto sempre ovviamente il termine pastore nel senso più bello del termine stesso, deve essere un punto di riferimento, cioè il professore del territorio. Deve essere un punto di riferimento, no, che siamo all'amministrazione. Cioè io che studio l'uso per 5 anni, il primo che è venuto in un po' l'ho trovato quando è un pastore. Cioè a me il pastore è il primo vai là e ti trovi giù e si trovi la tangente, così è stato, perché alla fine il pastore vero conosce la natura e sa i limiti delle esigenze della natura. Chi invece fa l'allevatore soltanto per il tipo di parco, che purtroppo per noi, anche per noi, è molto evidente quando io in modo abbastanza amaro dico sono quelli che aprono la porta la mattina e chiudono la porta la sera, se ne hanno 700 gatti, se ne rientrano 650 o 751 non lo sanno e non mi interessa, ma chi realmente va dietro e vuole produrre, vuole fare, accetta pure la perdita del pastore, accetta la perdita parte della luna reale. Più volte mi è stato segnalato che la luna reale è appena di capretti, ma detto in modo giusto informativo, senza nessuna vena di polemica. Ne dovremmo dare all'ecopastore la capacità non soltanto di tornare a noi delle notizie sull'avvistamento di fauna selvatica, sul problema degli incendi, sul problema di abusi e tutte queste cose, ma che sia soprattutto, visto che sono sparsi sul territorio, un punto di riferimento certo e comunicabile per quanto riguarda il discorso del turismo. Noi, se vogliamo potenziare l'offerta turistica di un territorio, dobbiamo dare servizi in questo tra cui il discorso appunto di riferimento, un punto dove trovare qualcosa di enogastronomico da aggiustare in sicurezza, ovviamente, cioè fare queste cose. E quindi abbiamo avviato questo lavoro. Siccome sappiamo benissimo che dietro il mondo dei pastori c'è una vita faticosa di 365 giorni all'anno e non sempre remunerativa tutto l'anno, perché a volte diventa il periodo di pasto, il periodo di capretti, il periodo della vendita dei formaggi che è comunque stagionale, non è distribuita. Onente da diversi anni ormai utilizza molto la famosa legge sulla montagna, la 97-94, dove l'articolo 17 ci consente gli affidamenti ai facciatori diretti, allevatori e anche alle cooperative di società agricole gli interventi di valorizzazione della montagna, di manutenzione della montagna e così. E quindi come fatto stiamo facendo questa attività per cercare, diciamo, di dargli quel piccolo sostentamento che gli consente di mantenersi, di essere presenti. Proprio perché il mio presidente è il dottore forestale, ricercatore all'università, ma è una persona molto vicina al territorio, vuole dimostrare la vicinanza dell'amministrazione a questi giovani soprattutto, perché è un progetto pilota e speriamo che riuscendo a portare avanti possano essere
altre cooperative possano avere la capacità di realmente identificarsi con un territorio e cercare di sviluppare. In ultimo, e questa è una cosa che abbiamo stabilito alla presentazione della cooperativa, proprio perché stiamo cercando di venire il più possibile il conflitto uomo-lupo e volendo anche tutelare una specie di cane da pastore, il pastore della Sila, l'alias del cane calabrese, che dal 2013 è stato conosciuto come razza, stiamo portando avanti un progetto finalizzato alla donazione di questo gruppo di cani, di questi cuccioli, e lo daremo in affidamento alla cooperativa in modo che cominciamo a distribuire tra i soci e poi formare il primo numero per darlo successivamente. Credo sia giusto un attimino fare comunque l'osservazione che l'area in cui la cooperativa agisce sono 18 soci, sono circa 1000 ettari da private, proprietà comunale in affitto, e corrisponde un po' all'area precanica all'interno di quella di sviluppo. Grazie. Avete riscontrato qualche vantaggio di tipo faunistico a seguito di corrette utilizzazioni pastorali? Quella è la nostra finalità, perché stiamo cominciando. Infatti noi abbiamo un problema di fondo per quanto riguarda il discorso del PSR, cioè noi col PSR non possiamo partecipare come ente perché non abbiamo la proprietà. Mettersi d'accordo con i comuni a farci procedere in utilizzo per fare questi interventi è molto difficile, non perché i comuni non vogliono partecipare, ma perché la macchina burocratica, la macchina comunale è molto lenta e non sono in grado, lo vedo molto sincero. Anzi, bisogna chiedere nel progetto la Via Lattea, molti comuni hanno dato gli spazi per realizzare i corsi formativi, hanno dato disponibilità a concedere gli spazi per fare il famoso caseificio aziendale che vorranno fare in seguito. Questo hanno dato una risposta, una pronta risposta. Però sui fatti concretamente è un po' difficile. Lo vogliamo fare, se ci facciamo con l'autunno che viene, cominciando facendolo direttamente sui pascoli di questi pastori. Cioè dare un piccolo finanziamento per fare dei primi interventi di pulizia per alcune aree, perché per noi il pascolo tra l'incendio, tra l'abbandono, tra il non corretto carico di bestiame, formazione, quello che vogliamo, in molti posti sono diventati finestrali, cisterne, queste cose qua, quindi vorremmo cercare un pochettino di aprirli per consentire poi di vista faunistica tutta la zona, c'è il discorso da noi avevamo fino alla fine degli anni 90 c'era la grande del Bonelli, è scomparsa probabilmente per problemi di mancanza di carenza profica, è scomparsa una prede che più si poteva adattare, ma essendo circondati sulla città dell'area di Corea, e stiamo cercando di lavorare in questo modo. A breve faremo anche, stiamo facendo sui un'attività sulla realizzazione di un più reale presente fino alla fine dell'Ottocento, visto che là c'è una grossa presenza di necromassa derivante dalla predazione, da lupi, anche perché fortunatamente il nostro servizio veterinario ha incominciato a consentire l'abbandono di carcasse ai sensi regolamento c'è il 1069 che consente un abbandono di carcasse ai fini di alimentazione con le specie selvatiche. Quindi stiamo facendo questa cosa e io nella zona in cui ho previsto il punto di ambientamento è un castore, sono andato a parlare con gli esperti, ho parlato, ho visto che finire deve fare e fino ad ora ho dato la massima disponibilità. Cioè, cerchiamo questo coinvolgimento, è benissimo comunque. Ci vedo e ci vedranno sempre come un pacco, quindi come una forma di limitazione, però dando un minimo di discorso si cerca un attimino di calmirare quello che può essere. Pastori sono tutti italiani? No, c'è allora. Diciamo i proprietari aziendali, sì, ovviamente ci sono molti più meni che accompagnano i bestiame. Una volta c'era qualche indiano, l'Arancio Bovino, ma allora l'Arancio Bovino è morto al pascolo bravo, quindi si accompagna loro. Il latte lo trasformano tutti o so che... La maggior parte lo trasformano. Noi vorremmo arrivare... No. Lo so che... No.
Scana, diciamo sulla piana, sì, ha creato un bel lotto, un bel circuito, no, ci sta provando, Basile ci sta provando. E noi non per fare torto alla fazione della piana, perché è una bellissima realtà e lavora pure bene, però vorremmo evitare il discorso di euro, il professore, il 20% al produttore e l'80% per tutta la catena. Se riusciamo a mettere in testa, soprattutto che alla fine se producono 100, almeno 90 lo devono conferire al loro consorzio, dovrebbero fare loro il sacrificio consorziale, allora penso che non ci sia bisogno, poi quelle sono scelte. Io spero di no, per non pensando a dover fatturare della piana, però un discorso sarebbe ancora più bello, diciamo. Grazie. La parola a Francesco Silvestri che invece ci porta in oltre suo paese e ci fa riflettere sul problema dell'accesso a questa sì, grazie. Ecco sì, io vi racconto da una questione molto, molto più eccentrica di chi mi ha preceduto, perché abbiamo sentito veramente persone che si sono impegnate in questi strumenti di policy, chi lavora con le mani e sul territorio. Io sono in quella brutta posizione che è quella del consulente, quindi parlerò da questo punto di vista, vi racconterò quello che si sta facendo in Oltrepò, quindi un'area interna. E tanto sì, per concludere dicendo, di fronte alla domanda del professor Cavadero, abbiamo iniziato ora. Ecco, noi invece dobbiamo ancora iniziare in questo territorio, siamo proprio in quella fase, però in cui alla fine abbiamo un po' visto quello che è stato, quello di cui parlava Franco Mantino all'inizio, cioè quelle domande, no? Ce le siamo fatte anche noi aiutando questo territorio. Il territorio è appunto Oltrepò Pavese, e è un territorio, ve lo descrivo veramente molto molto velocemente, intanto è un'area interna, come area interna all'interno, proprio come SNAI è etichettata come Appennino Lombardo, perché ha queste caratteristiche, è l'unico tratto di Appennino che sta in Lombardia, è proprio l'incrocio di quattro regioni e quattro province, quindi un territorio molto, molto particolare da questo punto di vista. Noi in realtà non ci abbiamo lavorato, questo c'entra, non ci abbiamo lavorato all'interno di SNAI, ma ci abbiamo lavorato all'interno di quella situazione parallela che utilizza completamente il metodo SNAI, che è però quello del programma attivare di Carico. Quindi un territorio che è interessato anche dalla strategia all'interno, 7 comuni su 19 sono proprio all'interno anche di SNAI, e che ha comunque i problemi tipici, essendo all'interno, di questi territori di collina e di media e anche in alcuni punti alta montagna, di Appennino. Due fasce soprattutto di questo territorio interessano questo tema della ricomposizione fondiaria dell'accesso alla terra. Inizio da quella che non dovrebbe avere un problema di questo tipo, perché la media e bassa collina che va verso la pianura, quindi è l'area del torrente Versa, è sostanzialmente la collina, la pianura alta, soprattutto collina che sta sopra Voghera, ed è un territorio vitivinicolo. È l'oltre poco che conosciamo, quello della Bonarda, quello di vini in realtà di medio livello, non una qualità straordinaria, ma anche qui paradossalmente vediamo, paradossalmente per un profano, perché poi alla fine si vede quelle cose di cui ha parlato il professor Cavallero, vale a dire una forte meccanizzazione agricola che fa sì che quei terreni, quelle particelle che sono meno produttive, più complicate da lavorare attraverso la meccanizzazione, di fatto vengono abbandonate, anche in territori comunque molto ricchi, però anche lì si assiste a principi di abbandono di terra
meno produttiva di altre. Poi c'è la zona montana. La zona montana è quella dei comuni più all'incrocio di queste quattro regioni e quattro province, che sono aree a bosco e a pascolo. Attenzione, siamo in Lombardia, ma questo è uno dei territori che sta subendo il più elevato spopolamento complessivo dai censi 2051. Meno 58% di popolazione, e questo, e veniamo al punto che ha introdotto Franco all'inizio, ha portato a una modifica fortissima del rapporto tra uomo e territorio. Infatti in montagna questo ha significato abbandono dei suoli, pascoli ridotti, incolto che avanza e ha invaso ormai molto, minore cura del bosco, quindi anche peggioramento, degrado, progressivo collasso dei cedui, e a valle invece questa dinamica, in realtà molto più recente, che però si inizia a vedere di piccolo spopolamento di pari passo con la meccanizzazione dell'agricoltura e soprattutto una ristrutturazione delle aziende agricole che patisce moltissimo il ricambio generazionale. Ed ecco che quindi vediamo affitti, abbandoni, figli che non seguono il lavoro dei genitori e in questo caso in realtà anche cessioni, vendite a forestieri, a persone che vengono da fuori. Nel complesso è un territorio, potete immaginare, a elevato dissesto idrogeologico, quindi con elevate percentuali di popolazione soggetta a frane. Se vediamo la mappa fatta dalla copertura forestale, vediamo quasi una sovrapposizione con la mappa della franosità, perché ci racconta una sovrapposizione di questo tipo che alla fin fine è un bosco che non sta più tenendo sul territorio. Perché? Perché è progressivamente meno lavorato e più abbandonato. Il patrimonio boschivo è soprattutto nell'alta montagna notevole, 24.000 ettari, organizzati però in microtessere, nella maggior parte dei casi abbiamo proprietà di inferiore a un ettaro, economia marginale, molto sommerso, molto tirare a campare, nonostante qui abbiamo comunque dei soggetti di gestione che sono i consorzi, e qui iniziamo un po' a venire al punto, cioè degli strumenti di quali policy. L'idea è quella comunque di rafforzare questi consorzi, di tre consorzi forestali che ci sono, uno è più sulla carta che altro, altri due stanno iniziando a lavorare, anche se ci sono oggettivi problemi anche di capacità di farsi seguire, capacità di frammentazione, come abbiamo detto, tutte le cose che avete rilevato voi, proprietari che sono emigrati due generazioni fa, e che quindi è complicato ricomporre anche un po' quel quadro per proseguire, per arrivare a una vera e propria valorizzazione. I pascoli sono in abbandono notevole, pochi ettari, da qualche anno, anche in alcuni casi da episodi sporadici, però di un 20, anche 30 anni fa, i pochi pascoli che sono in qualche modo attivi sono stati recuperati da quei soggetti che definiamo, adesso i sociologi ci hanno insegnato a chiamarli neorurali, no? Quindi insediati nel corso degli ultimi decenni, provenienti dalla città, molti da Milano. Questo è un territorio che ha Pavia, ma soprattutto a Milano, come grosso riferimento. La buona notizia però è che esiste una domanda latente di terreni da parte di risorse, diciamo, intanto della risorsa forestale, perché iniziano a esserci, in alcuni casi sono poi stati anche un po' frenati, perché si è capito che l'intento era puramente speculativo, non c'era dietro una vera e propria idea di valorizzazione relativamente a produttori di energia, quindi dalla filiera vostra energia, però in alcuni casi invece c'è un interesse reale, e appunto questi consorzi adesso stanno cercando di andare in quella direzione. C'è un'interessante richiesta di pascoli, anche qui da milanesi, da allevatori milanesi della zona del Ticino, però di un animale particolare, che è la vacca valzese. Questa, come ho detto per il professor Cavallero, me lo sono segnato perché è esattamente quello che era, carne da erba. Ecco, una vacca particolare, prende il nome da Varzi, che è, chiamiamolo, il capoluogo di questo oltreporto, se il termine un po' è
un po' scorretto, e che paradossalmente pochi capi sul territorio che ancora sono prodotti, la richiesta è tale e tanta che praticamente viene macellata in loco e distribuita ai ristoranti, c'è una fortissima richiesta di carne di vacca varzese dai gruppi d'acquisto solidale milanesi, e questi produttori di vacca varzese che sono localizzati in Ticino, che chiedono terreni per poter, dei pascoli, per poter avere una produzione ancora più controllata, una filiera ancora più, come dire, ancora più certificata, quindi proprio anche di alimentazione in loco e nel vero e proprio territorio. In più richiesta di allevatori di pecore e capre e anche di asini. Quindi c'è una richiesta di pascolo, ma una domanda che non trova soddisfazione, e poi abbiamo una terza richiesta che, come dicevamo, da parte, in parte anche collegata a questo che ho appena detto, di neorurali, potenziali neorurali interessati a lasciare la città alle scelte di una nuova vita, di un'attività. Una delle aziende più interessanti del territorio, che spesso tra l'altro è citata anche in giornali, in riviste, è un'azienda di formaggi caprini che sta in questo territorio, nel comune di Ruino, in uno di questi comuni, insediata una decina d'anni fa da una ex ricercatrice di matematica di Milano che si è stancata, ha cambiato vita, adesso è una produttrice straordinaria. Come si chiama l'azienda? L'azienda è... mi viene il morfasso, ma non è così, è un nome molto simile. Prima della fine di questi due giorni troverò modo di dirglielo esattamente. Ecco, quindi c'è questa domanda, c'è questo problema di necessità di rimettere in valore una risorsa che questo valore potrebbe avere, e soprattutto in logica strettamente aree interne di farne uno strumento di ripopolamento. Ecco, unendo queste cose si è deciso, e siamo quindi un po' al terzo punto che aveva segnalato Franco, quindi strumenti di policy, quali strumenti. Ecco, qui si è ragionato sia di associazione fondiaria, che tra l'altro è un'ipotesi ancora sul campo, sul tavolo, proprio perché, come dicevamo, i progetti che stiamo portando avanti, che vengono avanti su questo territorio, sono due: quello carico, attivare, e quello SNAI vero e proprio. E in ambito SNAI si sta ragionando di far nascere appunto anche un'associazione fondiaria. In ambito carico si è scelto un'altra strada, non particolarmente conflittuale, affatto conflittuale con questo, ma è stato la strada, lo strumento di policy che si è individuato come forse più promettente per questi problemi, è stato quello, mutuando l'esperienza della Toscana, quello della Banca della Terra. Per quale motivo? Un paio di cose hanno spinto un po' poi quelli che sono i fattori di questo progetto, il capofila, diciamo così, e il partenariato. Beh, e intanto che c'era questa esperienza della regione toscana e la regione Lombardia, che ha la legge sulla Banca della Terra, ma l'aveva tenuta dormiente per molto tempo, sembra essersi riattivata. Quindi da questo punto di vista c'è un nuovo interesse. Secondo, perché è sembrato più promettente, come se la logica è quella di una comunità locale che si sta impoverendo, che si sta perdendo, e una richiesta da fuori, è sembrato forse che la Banca della Terra possa essere quello strumento di abbinamento, di matching, forse più promettente di un'associazione fondiaria che indubbiamente fa a più radicamento e fa maggiore conto di una risorsa locale, che però è veramente in difficoltà, sembra veramente che abbia bisogno di essere in qualche modo riattivata. Per la Banca della Terra, ecco, se ha dato l'idea al partenariato che il tema della nuova residenzialità potesse essere esplorato in una maniera un poco più forte. E poi un altro tema molto forte è quello che qui una forma associativa senza scopo di lucro e gestionale c'era già, ed era quella dei consorzi forestali. Quindi in qualche modo si è deciso, da un lato, di cercare di dare maggiore forza al consorzio forestale, dall'altro di abbinare questa, e qui siamo veramente al progetto totalmente da costruire in realtà, anche se con il supporto della zona Lombardia che nel frattempo si è svegliato, quindi di Banca della Terra. Vantaggi e svantaggi, anche qui ho sentito con molto interesse le relazioni che mi hanno preceduto, perché ho riconosciuto appunto più da profano di voi quelli che erano gli elementi positivi e
contrario, cioè allo specchio. Ad esempio, mi ha colpito molto quando dite associazione Fondiarbia comporta discussione con i soggetti locali, si crea socialità. Ecco, questo momento Banca della Terra forse non ce l'ha, senza ombra di dubbio. Poi, da questo punto di vista si perde qualche cosa. D'altro canto ha un vantaggio che è quello di potersi appoggiare, oltre appunto a strumenti che esistono già, anche a soprattutto a quello di poter valorizzare e utilizzare banche dati esistenti e risparmiare, ad esempio, tutto quel tema che disfate voi delle misure. Ecco, da questo punto di vista la Banca della Terra in qualche modo appoggia sui comuni e sui privati il compito di segnalarsi, quindi di superare quel problema anche economico che ci sembra di ci sia invece con altri strumenti e con altre tecniche, con altri metodi. Il progetto prevede di fare delle misure soltanto sui vuoti informativi, ma di attivare i comuni e i privati sulla possibilità di segnalare quelli che sono terreni incolti o che il privato non ha interesse a gestire, ma che ha comunque interesse a valorizzare. Tutto questo, e vado in qualche modo a concludere, va poi a concentrarsi su quello che è il progetto, perché effettivamente all'interno di questo programma attivare un progetto, in realtà sono tre progetti molto, molto integrati sul tema della ricomposizione fondiaria. Uno è quello di appoggiare i consorzi nel fare un salto di qualità e anche una maggiore capacità di analisi e di lettura di quella che è la propria risorsa, di messa in valore della propria risorsa. Un altro progetto che è fortemente collegato è quello di capire come possano essere creati il mercato dei servizi ecosistemici, il tema di cui stiamo parlando nell'altra sala. Quello che collega di fatto questi due progetti è un'azione che non a caso non si chiama Banca della Terra, non si chiama Accesso alla Terra, ma si chiama Azione di Ripopolamento Rurale. Questo è il nome che è stato dato al progetto, perché è l'idea di creare un sistema di azione per il riuso produttivo dei terreni agricoli e forestali dell'Oltrepò. Si basa su tre fasi. La prima è la realizzazione quindi di una banca dati dei terreni incolti o abbandonati, appoggiandosi al sistema regionale, che si chiama SIA Sisco, e realizzare una piattaforma informativa attraverso un GIS, quindi bacheca degli incolti. Ecco, da questo punto di vista vedete un aspetto forse anche di tecnicismo che richiede delle competenze di tecnici che vengono appoggiati poi al soggetto capofila, quindi meno da questo punto di vista un aspetto di socialità, ma tentando comunque di lavorare su un elemento che abbiamo ritenuto che sia molto importante, cioè quello della sensibilizzazione, quello della maggiore raccolta possibile di informazioni, circolazione di informazioni. Un secondo punto abbastanza particolare è quello di cercare di capire, una volta che c'è il quadro dei terreni incolti che potrebbero essere riutilizzati, definire una sorta di catalogo dei modelli produttivi praticabili in Oltrepò, e quindi praticamente cercare di capire quali terreni servono o possono servire a particolari profili di potenziali utilizzatori e coltivatori. Attenzione, questa non è una paturnia da esperti che vengono da fuori, questa è una cosa che invece è venuta fuori lavorando al tavolo con le associazioni locali, con i consorzi locali, quindi quest'idea di creare una specie di catalogo appunto di abaco di quelli che potrebbero essere gli utilizzi di questi dei terreni. E poi il terzo elemento che coinvolge direttamente il soggetto capofila è quella di attivazione di uno sportello informativo e di servizio con la missione appunto di promuovere le informazioni, di abbinare la domanda all'offerta e quindi di cercare di creare il maggiore matching possibile tra quelli che sono i terreni che vengono segnalati e messi dentro la banca dati e le richieste che emergono da soggetti locali o da soggetti che vogliono insediarsi e aprire
un'attività in questo territorio. L'obiettivo è quello di stimolare, sostenere, quindi un flusso di informazioni e relazioni tra Oltre Po e aree urbane di cui diretto riferimento. Il tema, ripeto, non è caso di tutta la relazione a quello, è il ripopolamento, quindi cercare di portare nuovi soggetti, nuove persone su questo territorio. Ecco, tutto questo per dirvi, sta dentro questo programma carico, che si chiama Attivare, il nome del progetto in Oltre Po, sono due, uno in Val Sabbia, nel territorio bresciano. Il nome di questo progetto è Oltre Po Biodiverso, la natura che accoglie. È un progetto integrato, riguarda queste cose sul tema dell'agricoltura, riguarda il welfare rurale, riguarda molto anche il turismo, perché, e su questo chiudo, è chiarissimo il tema che è stato sollevato anche oggi, che senza un'agricoltura che torna a essere produttiva, senza una gestione dei terreni, senza una gestione del paesaggio, non ci può essere turismo. Prima Sabrina Locatelli in plenaria ricordava come tutte le aree interne hanno focalizzato il turismo come una delle possibili attività che possono in qualche modo far fare un salto e per rendere un po' meno interne. Ecco, un progetto come questo ha ben presente che non ci può essere turismo in questi territori se non c'è un ritorno alla terra, un ritorno a un'agricoltura senza ombra di dubbio di qualità. Relativa all'assistenza
grazie. Grazie.